È arrivata attorno alle 15 di martedì la sentenza di primo grado in tribunale a Ravenna nei confronti degli imputati nel processo sulla morte di Matteo Ballardini, il 19enne di Lugo nel Ravennate, trovato deceduto per overdose in auto la mattina del 12 aprile 2017. 4 le condanne nei confronti degli amici del ragazzo, 15 anni e 4 mesi a Beatrice Marani, 14 anni e 20 giorni a Leonardo Morara, 9 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione a Simone Giovanni Palombo e infine 9 anni e 4 mesi di carcere a Ayub Kobabi. I 4 sono stati condannati al risarcimento dei danni. La provvisionale è stata definita in 100.000 euro a favore di ciascuna delle parti, nonché al pagamento delle spese processuali. Piccolo traguardo, giusto un piccolo spiraglio di luce, basta, tutto qui. Poi Matteo non ce lo dà più nessuno. Secondo quanto emerso, la vittima fu lasciata in auto agonizzante dopo una serata passata con amici, durante la quale aveva assunto importanti dosi di sostanze stupefacenti. Il 19enne fu ritrovato senza vita, chiuso nell'abitacolo dell'autovettura parcheggiata. Siamo soddisfatti dell'esito del processo, sono condanne esemplari, anche se inferiori alle richieste del pubblico ministero. Devo dare atto alla collega Gattelli di aver svolto un lavoro straordinario, perché il processo era molto difficile anche tecnicamente e quindi di questo non si può che dare atto, e abbiamo almeno in primo grado stabilito un minimo di giustizia. Grazie.